Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Happy House. Io sono Davis e lei è mia mamma. Ciao a tutti! Oggi ragazzi siamo sugli scoli e al mare. Eh sì ragazzi, ma voglio fare un bello... mamma aspetta, devo parlare in privato con i fan. Va bene. Vabbè, poi te lo dico. Io faccio meditazione intanto. Ah, fai meditazione. Poi mi racconti tutto. Però tipo alla fine del video però, va perché bene. Perché ragazzi, ora ve lo dico. Perché ragazzi, ora devo fare un altro scherzo a mia mamma. Eh sì, ragazzi. La coppa del mondo! La coppa... magari la pietra del mondo. Vabbè. Patapum! Ebbene, ragazzi. Lo scherzo consiste che tipo quando dirà una parola, dirà qualche cosa, tipo sole, io aggiungerò tutte le parole che dice la C. Ebbene. E gli farò delle domande. Bene, andiamo a fare lo scherzo. Mettete le mani incrociate, ragazzi, per favore. Le metto anch'io. Ragazzi, sta facendo yoga. Davis, che fai? Mi riprendi? Sì. Stavo rilassando. Bene. Ah no, mettiti a fianco. Mi metto a fianco. Senza confestarmi le scarpe, grazie. Allora, mamma. Dimmi. Mi fai l'intervista? Va bene, non abbiamo il microfono. Vabbè. Allora, bel bambino, come ti chiami? Davis. Che bel nome, Davis. E quanti anni hai? Quanti anni ho? 8. 8, come sei grandicello. Sì. Allora, Davis, qual è il tuo cibo preferito? Cibo preferito? Mamma, non si dice cibo. Come non si dice cibo? Le cose da mangiare, Davis. Mamma, cibo. Ma forse non lo sai che nel 1997 è cambiata la lingua italiano. E tutte le parole le dici in italiano, ma finiscono con la C. Come te lo devo dire? Ma tu questa cosa quando l'hai appresa? A me non risulta, Davis. Nel 1997. Ma l'ha detto il capo del mondo. Il capo del mondo? Ha deciso la lingua. E tu conosci il capo del mondo? Cioè il capo d'Italia, volevo dire. Ah, il capo d'Italia. Che era Conte, ma ora è un altro. E quindi ha deciso, ma se parli del 1997 non c'era Conte. Vabbè, comunque c'era un altro presidente che non so nemmeno come si chiama. E quindi cibo come si dice? Cibo, si dice cibok. Ah, quindi la C si aggiunge, cibok. Sì. Ma io, a me non risulta questa cosa, io ho sempre detto cibo. No, cibok. Cibok. Vabbè, qual è il tuo cibok preferito? Preferitok. Qual è il tuo cibok preferitok? Ma mi sento strana a parlare così. Strana a parlare con kids. si dice ma che così. Lingua è questa? È la lingua italiaco. Italiaco? Italiano. Oh vabbè, ma è troppo diversa da quella che ho imparato io, non ce la farò mai. Ma devo andare in giro con un dizionario. Con un dizionario. Con Google traduttore. Google cacuccore. Cacuccore. Vabbè. Quindi il tuo cibok preferitok qual è? Il mio cibok preferitok è la pastak asciuccat. Pastak asciuccat. Oh, pasta asciucca. Pasta asciucca. Pasta asciutta. Ma voi la conoscete la pasta asciucca? Ragazzi, io conosco la pasta asciutta, che è quella col sugo. La pastak asciutta. Io conosco l'attak, ma è una colla. No? Una collac. Una comunque collac. L'attak l'hai detto bene, però con un'altra K. L'attak K. Ah, quindi ciò che finisce con K diventa KK. Oh mamma, è troppo complicata. No, perché l'attak finisce con la K, ma tu devi aggiungere la K. Appunto, quindi attak K. Ma vabbè, questa lingua non mi piace più. E come?
come? Ma come? Vabbè, quindi il tuo cibo preferito che è la pasta kashutak. E certo. E il tuo animale preferito? Toc. Toc, TikTok. Ma che c'entra TikTok? No, non c'entra TikTok? Niente. E quindi qual è, cosa ti ho chiesto? Il tuo animale preferito? Toc. Quindi qual è il tuo animale preferito? Il mio animale preferito è il gatto, il cane, la giraffa, il coniglio. Quanti ne hai di preferiti? Tutti. Tutti. Non proprio tutti. Non proprio tutti. Tanti. Però, tanti. Amici, brava. Ma avete mai sentito parlare di un gatto, di un cane, di una giraffa? Ditemelo, scrivetelo sui commenti perché io sto impazzendo. Quante cose strane. E oltre, il tuo colore preferito? Mio colore preferito? Nero, azzurro e bianco. Bangkok. O Bangkok? Bangkok, yeah. Voglio andare a Bangkok. No. Vabbè. No. Ma quanti ne hai di colori preferiti? Tanti. Sì. Ah, sick, ho capito. Ma vedi com'è bello il mare. Mamma, si dice marek. Oh, ho cambiato tutto. Certo. Ma scusa, io in estate non ho mai detto vado al marek, mi faccio il bagno a marek. No, ma scusa, non ho mai sentito marek. Nessuno. Quindi io tutte le volte dicevo vado al mare, sbagliavo. Certo. E nessuno me lo diceva. E nessuno te lo diceva. Ma perché non mi convince questa nessuno cosa. Te lo diceva perché ti prendevano in giro. Ah, addirittura. E per la lingua. E tutti questi anni della mia vita io non ho mai saputo come si parlava l'italiano. E certo. Ma c'è qualcosa che mi suona strano. Ma come? Però. Cosa? La chitarra suona strano? Drin drin drin, la chitarra. Chitarrak o chitarra? Chitarrak! È tutto con hack. E certo! E quindi che altra domanda ti devo fare? Beh, le scarpe preferite. Allora, Davis, quali sono le tue scarpe preferite? Allora, queste. Okay. E poi la marca e Nike, poi Nike diventa Nike, poi Adidas. Mamma mia, che difficile questo nome. Adidas. Puoi dire Adidas. Ma quanti aerei stanno passando? Ma vedete quante scie. E vabbè, Davis, io sono un po' sconvolta da questa scoperta. Ma mi fai un rap intelligente così mi riprendo, che sono un po' sotto shock. Ok, va bene. Questo è un rap intelligente. E pugin don den den de put pucici. Boom boom bim bim, ma 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 ma. Il pepe se lo metti nella pasta, nella tasca, ora arriva popappa e il mondo tutto di carta, ma proprio carta, ma carta che si può sfogliare il mondo. Ora arriva Pipito Pitotto, Gin Gion 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 e Putteri Putti Totto. Bellissimo, Davis, hai fatto un rap proprio intelligentissimo. Ho fatto un rap intelligerrimo. Mamma, si dice intelligentissico. Intelligissico, va bene, intelligissico, ma vabbè, oggi è tutto nuovo. Va bene, bambini, se siete sconvolti anche voi, lasciate un like e scriveteci qualcosa nei commenti. Ciao a tutti, da noi è il mare. Aspetta, mamma, prima di chiudere il video ti devo dire una cosa.
Allora, ti devo dire una cosa. Dimmi. Anzi, dimmi. Dimmic, bravo, bravo. Sai questa lingua che stranac? Sì, che non mi piace. Non esiste. Come non esiste? È tutto inventato dalla mia mente. Ma sei un Ti ho fatto monello! uno scherzo, uno scherzo, sono confuso pure io. Ragazzi, scappiamo! Sì, ti ho preso in Ma ero giro. sconvolta perché mi sono detta, ma è possibile che non mi sono mai accorta in tutti questi anni che la lingua è cambiata? Non te lo sei accorto che la lingua è Beh, cambiata? meno male, dai, almeno non devo memorizzare altre parole. Però, Davis, ti sei meritato numero due vendette, una che dovevo già farti, e Vendette? sì, e l'altra, quindi preparati, il tuo futuro sarà molto faticoso. Va bene ragazzi, vi salutiamo, ci vediamo Ciao presto! ragazzi! Ciao!